Buongiorno a tutti, è sempre Forza Foggia. Ci prendiamo il caffè con una tazza particolare. Il caffè deve essere quello buono prima mattina, perché se no, se non è buona prima mattina, il caffè è tutta una cosa. Bere il caffè buono, unici, sfilate, con tutto porcherie. Il caffè deve essere quello buono. Alla salute. Tre gol, uno più bello dell'altro. Questa partita, vabbè, abbiamo già giocato con i Messina, di cui sapevamo già come il loro gioco. E buoni giochi, pure che sono passati in vantaggio. Però noi abbiamo tenuto testa e abbiamo fatto i tre gol. Il Messina nella nostra area l'abbiamo tenuto a bada, cioè dopo del gol che ci siamo presi, la difesa e il centrocampo si sono fatto un po' un'analisi e hanno tenuto molto bene. Sono stati 3-4 volte più pericolosi in area, però l'abbiamo fermato e basta. Poi siamo intervenuti noi creando tre bel gol. Sulle fasce hanno fatto un ottimo lavoro buttando la palla a centro, nell'aria, in diagonale, un bel gol, niente da dire. Ma il secondo gol di testa, niente da dire, ma il terzo gol per me è stato un capolavoro. Cioè sempre nell'aria, sulla fascia destra e con palleggiando due avversari, facendo passare la palla in mezzo a due avversari e tirando in diagonale. È stato bellissimo questo gol da mettere in cornice. La squadra c'è, ci vuole un po' di tempo che vedremo veramente, non questo Foggia, ma lo vedremo veramente un bel Foggia, come dico sempre io. Diamoci un po' di tempo a questi giocatori che devono entrare ancora nell'ottica. È stato un bellissimo Foggia. Sì, Messina 3-4 volte dopo del gol sono venuti in aria, però la difesa ha mantenuto molto bene, centrocampo perfetto di cui abbiamo tenuto testa. Però il Messina non è una grande squadra, è una squadra buona nella media, crea, però non va oltre. Però noi oggi siamo stati molto superiori in tutti gli aspetti, non è da meno quello che abbiamo fatto noi. I ragazzi ci sono e l'abbiamo visto. Zeman sta cercando di creare un bel gruppo. Questi tre gol sono stati tre gol bellissimi, niente da dire, perché è impressionante. Il terzo gol è stato impressionante, di cui sulle fasce è molto importante. Palla lunga a centrocampo e in diagonale, avversari in aria, colpo di testa. Terzo gol è stato bellissimo in aria, è stato un capolavoro, mezzo a due giocatori se ne è uscito fuori palleggiando, facendo passare la palla sopra, niente da dire, perché è stato un capolavoro. È stato un ottimo Foggia, perché abbiamo messo veramente un bel Foggia, cioè si comincia a vedere un po' il gioco di Zeman, ma lo vedremo più avanti veramente il gioco di Zeman. Ci dobbiamo solo abituare. Mi ricordo il passato, no? Quando abbiamo cominciato, poi abbiamo fatto la B, poi abbiamo fatto la A. Se faremo la stessa, Zeman ci fa fare la stessa storia, qua non c'è bisogno di dare un premio, perché non ci sono premi per Zeman. Bisogna dare una statua, bisogna fare a Zeman. Perché se si ripete la stessa cosa, bisogna dare un premio, cioè una statua, non un premio. Bisogna definire veramente che già mai succede un fatto del genere. Bisogna fare una statua a Foggia, a Zeman. Perché non esiste un premio per ringraziarlo. Con l'età che ha e quello che sta facendo Zeman, sta trasmettendo delle belle cose. E noi, io, vecchia guardia del Foggia, tifoso vecchia guardia del Foggia, perché abbiamo visto Zeman quando è ritornata la prima volta, di cui penso che
se si realizza di nuovo il stesso sogno, non c'è premio per una soddisfazione del genere. Sta facendo un ottimo lavoro. La sua esperienza di Zeman è importante per creare ancora giovani, giovani forti. Faccio i complimenti a Zeman, se lo merito, veramente se lo merito. Un ottimo foggio, bellissimo, mi è piaciuto per te. Bello proprio, ho visto proprio un bel gioco. Sono proprio contento per il foggio. Ci vediamo alla prossima. Vedi che in classifica non è male, se calcoli pari punti, siamo alla terza, però quinto in classifica niente male. Quattro squadre abbiamo sopra. Stiamo andando bene, ci vuole solo un po' di speranza. Speranze, e facciamoli lavorare, specialmente a Zeman. Sempre forza foggia, per me fino alla morte, a morte mi cade.